Benvenuti ad una nuova puntata di Informa. Oggi andremo ad esaminare alcuni esercizi di allungamento. In particolar modo ci soffermeremo su quelli principali per i gruppi muscolari che abbiamo allenato nelle puntate precedenti. Il primo esercizio è un allungamento per i quadricipiti. Ci servirà un appoggio stabile. Donald andrà ad afferrare il dorso del piede e tirerà la gamba flettendola verso di sé. Il tallone cercherà di avvicinarsi al sedere, come in questo caso. Uno degli errori più comuni è quello di inarcare eccessivamente la schiena ponendo troppo stress nel tratto lombare. Per evitare, cercate di tirare indietro il ginocchio, di contrarre l'addome e di mantenere la posizione quanto più eretta possibile. Mantenete la posizione per 30 secondi e poi cambiate gamba allo stesso modo. Il prossimo esercizio riguarda l'allungamento dei bicipiti femorali. Dalla posizione verticale portiamo una gamba in avanti e cerchiamo di creare un angolo di 90 gradi tra il busto e la gamba. Mantenete la posizione per 30 secondi. Per non perdere l'equilibrio potete anche poggiarvi su un punto fisso. Il prossimo esercizio è un allungamento per i polpacci. Per questo avremo bisogno di un piccolo rialzo o di un gradino. Potete effettuarlo dovunque ci sia un gradino, ma abbiate cura di avere un appoggio saldo. In questo caso Donald poggerà il muro, lascerà che l'avampiede sia appoggiato sul gradino, mentre il tallone scivolando giù comporterà l'allungamento del polpaccio. La pressione esercitata da Donald è minima e cercando di aiutarsi con l'altra gamba andrà giù fin dove riuscirà, mantenendo l'allungamento costante. Potete mantenerlo per 30 secondi cambiando gamba. Il prossimo esercizio è un allungamento per il pettorale. Donald andrà ad afferrare la parete, poggiando interamente la mano contro di essa, piegherà leggermente il gomito e andrà a ruotare completamente in direzione opposta. Questo porta un grande allungamento di tutta la fascia del pettorale e cercherà di abbassare il più possibile la spalla per mantenere l'allungamento concentrato solo su questo gruppo muscolare. Un minimo di allungamento è necessario mantenerlo almeno per 30 secondi. Dopodiché potete lentamente ritornare in posizione di partenza e pensare a cambiare il braccio allo stesso modo. Il prossimo esercizio è per l'allungamento della muscolatura dorsale. Donald andrà ad afferrare la sua mano e andrà in flessione lateralmente, cercando di portare il massimo della tensione tutta la fascia dorsale. Mantenete la posizione per 30 secondi, dopodiché ritornando lentamente al centro, passate dal lato opposto allo stesso modo ma afferrando il braccio opposto. I prossimi esercizi sono per l'allungamento di bicipiti e tricipiti. In particolar modo andremo ad esaminare per primi i tricipiti, afferrando il gomito, portandolo su, manterrà la tensione tirando leggermente verso di sé il gomito. Mantenete per 30 secondi e cambiate lentamente andando ad afferrare il gomito opposto. In seguito andremo ad esaminare un allungamento per l'avambraccio e per il bicipite. Afferrando il palmo della mano o poco più giù, distenderà completamente il braccio davanti a sé fino a portare la tensione nella parte più alta dell'avambraccio e del bicipite. 30 secondi anche per questo, per poi cambiare lato allo stesso modo. Il prossimo esercizio sarà per l'allungamento della parte posteriore delle spalle. Donald porterà avanti il braccio, lo afferrerà al gomito con l'altro e poi andrà a tirarlo verso di sé cercando di abbassare il più possibile la spalla. Mantenete la posizione per 30 secondi, per poi lentamente fare lo stesso dal lato opposto. L'ultimo esercizio è sempre legato all'allungamento delle spalle, questa volta andremo sulla parte anteriore del deltoide, ossia della spalla. Da seduti su un tappetino, portate indietro le braccia mantenendo la colonna in estensione, le ginocchia leggermente piegate, portate l'allungamento al massimo nella parte anteriore della spalla permettendo alle braccia di scivolare fin dove la vostra articolazione vi permette. L'allungamento deve essere leggero e non doloroso. Mantenete la posizione per 30 secondi per poi lentamente ritornare su riavvicinando le braccia e flettendo i gomiti. Alla fine dei 30 secondi, piegando leggermente i gomiti, potete ritornare lentamente in posizione. Cercate di evitare di ingobbirvi completamente durante l'esecuzione dell'esercizio. Mantenete le spalle lontane dalle orecchie, unite bene bene le scapole, portate il petto in fuori, verso il soffitto il più possibile, tenendo il mento indietro rilassato. La colonna così assumerà una posizione naturale, allungata verso il soffitto, e la spalla godrà del massimo allungamento possibile. Per questa puntata è tutto, ma vi ricordo che se volete vedere le puntate precedenti, potete trovarle sul canale YouTube della Nuova TV Basilicata.
Arrivederci.